3, 2, 1, 8, 3. Wow! Benvenuti in Solita Stories! Oggi io e Merlino giocheremo a tre colori di pennarelli challenge di Among Us. Merlino ha deciso di salire sul tavolo. Abbiamo scoperto che Merlino è l'impostore, quindi non potrà partecipare alla challenge. Quindi giocheremo io e Vitale a tre colori di pennarelli con gli impostori e i personaggi di Among Us. Eccoci qua, io oggi sono team blu o celeste. Team arancione! Sì! O team arancino, team arancino! Chi non ha visto le nostre challenge precedenti, tre colori di pennarelli, spieghiamo velocissimamente come funziona. Noi dovremo pescare un colore di pennarelli a testa dal calderone che è pieno di pennarelli, fino a pescare tre pennarelli di colori diversi e dovremo colorare i disegni. In questo caso sono tutti i disegni di Among Us con questi tre colori e vedere come escono. Voi dovrete votare per ogni turno se vinco io o se vince Vitale. Ci saranno 4 turni, quindi potete scrivere di volta in volta nei commenti: primo turno vince Anita o primo turno vince Vitale. Consiglio di prendere i popcorn, il tè caldo, la cioccolata calda, mettervi comodi e iniziamo subito! E mi sono dimenticata di dirvi: lasciate un bel mi piace! Se questo video raggiunge i 15.000 mi piace, ci sarà la seconda parte di tre colori di pennarelli. Tre colori di challenge! Primo turno! 3, 2, 1, sono rimasto dietro! Eccolo qua! Per il primo turno abbiamo il personaggio di Among Us con il cappellino di Natale, che carino! L'UFO! E poi come pezza la navicella spaziale degli UFO. Che carino! Wow. Andiamo subito a pescare i nostri tre colori. Sì. Primo pennarello, vai! Vale. Io prendo quello più bello, questo. Non è quello più bello? Il più bello! È verde! Sì! Tocca ancora a me! Secondo pennarello! Okay. Secondo! E che colore bello è questo? Non ci credo! Un altro verde! Un altro verde, ma scuro! Ma come? Uffa! Adesso prendo il colore brutto, vediamo se mi esce un colore bello questa volta. Non male. Ok, carino. Come uscirà un po' extraterrestre? Primo pennarello! Marrone! No, non è vero. Arancione! Sì! Secondo pennarello! Vai, vai! Spero il rosso, perché il rosso ci sta benissimo con il cappellino di Babbo Natale. Tada! Viola, bello! Terzo colore! Terzo colore! Eri andata... Blu! Eri andata vicinissimo con il rosso, però, eh! Adoro questi colori! Pronti a disegnare? Prontissimi! 3, 2, 1, via! No, volevo dire colore! Ho detto disegnare! Allora, non so se il personaggio farà blu o viola. Lo facciamo viola, dai! Allora. Secondo me uscirà bellissimo! Pronti alla rivelazione? 3, 2, 1, ta-da! Wow! Sono bellissimi tutti e due! Il tuo sembra un extraterrestre con la navicella. Un extraterrestre un po' a forma di slime. Viola con il cappello arancione. Sì. Votate quale vi piace di più. Guardate un po' quale preferite: il mio, viola, blu e arancione, o quello di Vitale, verde? Verde, blu e verde. Bianco. Verde. Votate! Secondo round! 3, 2, 1, ta-da! Che carino! Wow. È il personaggio di Among Us femmina con il fiorellino in testa, quindi io spero che mi capiti il rosa. Primo pennarello! Ma lo prendi tu? Eh sì, prima hai pescato tu. Ah, scusa, io mi ero già messo la maschera. Insomma. Ta-da! Bellissimo! Verde chiaro! Almeno il fiore, posso fare le foglie. Sì, sì, lo stelo verde. Prossimo pennarello. Beh, celeste. Beh. Quindi forse la potrei fare celeste. Speriamo di prendere rosa. Rosa, 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 rosa. No, giallo. Vabbè, sono comunque bei colori. Tocca a me, tocca a me, tocca a me. Adesso. Vai. Scegliere bene, scelgo uno. Non ci credo, uffa, quello che volevo io. Ho preso il rosa. Primo colore. Giallo. Ci sta bene, ci sta bene. Forse è il fiore però, il giallo. Così è. Arancione chiaro. Ah, uffa, bene. Sei stato fortunatissimo questo turno. Ci sta bene insieme al rosa, ci sta bene. 3, 2, 1, via!
Devo decidere se fare il personaggio celeste o giallo, verde sicuramente. Io lo farò rosa invece. Lo farò io. Lo vuoi rosa? Sì. Sì, lo voglio scambiare. No, lo scambio. Non scambio mio, l'ho pescato io del mio. 3 2 1 Tada! Chi vince adesso? A me si è scaricato il pennarello. A me no. Potete vedere tutti i buchi qua. Uffa, non è giusta. Mi si è scaricato mentre coloravo. Date un po'. Beh, devo dire che il rosa è bellissimo. Eh sì, è stupendo. Il mio è una sorta di verde acqua e in realtà questo verde sembra giallo, quindi sei un po' confuso. Che bello come hai fatto anche qua. Grazie. Si vede. Votate chi vince per questo turno, Anita o Vitale. Votate giù nei commenti. Terzo e penultimo turno. 3, 2, 1 Abbiamo il personaggio con il mini me, che è tipo l'animaletto che si può prendere. Se avete visto lo scorso episodio del nostro gameplay, avete visto che ho preso sia il mini me, sì, sia il cappello, mini me. Sembra tipo il figlio, che carino. Tocca Vitale. Mescoliamo il nostro calderone magico. Vai. Ho preso questo. No, è marrone. Secondo. Così impari a pescare tutti i colori belli nel secondo turno. Adesso mi devo uscire un colore bello. Che colore bello è questo? Beh, in effetti è un bel colore. Ah, finalmente! È un lilla chiaro. Ah, che bello, bene. Tocca a me. Tocca a te. Bel verde. Ah no, il giallo oro. Bene, mi piace. Poi. Ma è verde acqua. È verde chiarissimo. Dai, allora adesso, visto che è uscito un verde chiarissimo, c'è stato un verde scuro. Voglio il rosa. Bel verde. Celeste, finalmente un colore carino. Giallo, verde e celeste contro verde lilla, scuro, marrone e lilla. Allora, come li faccio i personaggi? Direi uno celeste. Lo so, io faccio e uno lilla. Giallo. Pronti? Sì. 3, 2, 1 Ta-da! Wow, quanti colori. Qua abbiamo aggiunto qualche dettaglio. Sì. Allora inizio io a descrivervelo. Vai. Abbiamo il personaggio crewmate celeste con le guance a forma di cuore gialle. Poi c'è il mini me giallo con le guance celesti a forma di cuore, lo zainetto bicolor. Ah, che fatto... brava! Bello. Il cappellino, quello a foglia che c'è nel gioco con le due foglie. Poi le due pantofole verdi qua. Cosa ne pensate? Vediamo quello di Vitale. Il mio invece è viola e gli ho messo il maglione di Natale, come si può vedere qui, con in mezzo un regalo di Natale. E ma poi... sembra che se l'ha mangiato! Ma no, è un maglione di Natale. Quelli che si usano a Natale con tutti i disegnini. Solo che io gli ho messo solo uno di regalo. Come cappello gli ho messo tre alberi di abete, eccoli qua in testa. E poi gli ho fatto il piccolo mini me con i colori diversi. Fa paura con quell'occhio. Gli ho messo un alieno. Un occhio gigante, sì. Chi vince questo terzo round? Votate nei commenti. Quarto e ultimo turno. Sì. Pronti? 3, 2, 1 Il personaggio di Among Us quando viene svelato se sei un crewmate o se sei un impostore. E qual è il suono tipico che fa dopo? Vero. Primo pennarello. Vediamo che cosa scende. Blu. Ci può stare. Ok. Poi. Ma allora dai, rosa, ma che fortuna! Vivo! Voglio vedere io che prendo adesso che ti prendi tutti i colori più belli tu. E questo manca il tappo? Cosa è successo? Questo è il tappo! Oh no! Giallo, rosa e blu. Non male. Ok, tocca a me. Mischio. Vai.
Che colore è? Ovviamente verde. Ma non ci credo. Oggi è sempre vitale la maledizione. Uffa, del verde. Vado, E questo? Non mi dire che è un altro verde, o marrone. È l'arancione. La tua maglietta sta tirando l'arancione. Ok, questo ci può stare. Ultimo, ultimo. Il bel rosso. Il rosso. Dov'è il rosso? Viola! Ok, dai, ok, qualcosa esce. Domanda quiz per voi. Quiz. Di che colore è questo personaggio di Among Us quando appare questa immagine? Rispondete nei commenti, vediamo chi indovina subito. Seconda domanda quiz. Qual è il rumore che fa dopo che esce questa cosa? Ma come fanno a scrivertelo? Come no, si dice... Bang! E siamo pronti Attivi. Per l'ultima rivelazione. Scopriremo chi ha vinto. 3, 2, 1. Ta-da! Wow, quanti colori. Dai, inizia a descrivere il tuo. L'ho fatto di due colori, arancione e verde. Poi il personaggio l'ho fatto viola, con la visiera dell'elmetto verde. E la mano, cioè i guanti arancione appunto. E sotto la scritta Invece il mio è rosa e ho messo anche lo smalto, lo vedete? Poi ho fatto tipo le queste cose qua vanno sul costume del personaggio colorate, poi delle saette qua, insomma è un po' fashion questo personaggio di Among Us, quindi votate chi vince l'ultimo turno. Quarto round, vince Vitale o Anita? Votate giù nei commenti. Noi poi vedremo in base ai vostri voti se ho vinto io o se ha vinto Vitale. Tipo Vitale. Se volete un secondo episodio di Tre colori di pennarelli Among Us, lasciate un bel mi piace. E ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. Buona visione.